The Vlog! Era solo una cosa così. Festa della donna, 8 marzo. Perché si festeggia la festa della donna? Una domanda per la festa della donna. Ciao. Cosa fai in giro stasera? Perché non sei in cucina? Erroneamente molti pensano che ci sia stato un rogo l'8 marzo 1908 a New York in una fabbrica di magliette che si chiamava una cosa come Cottons, fabbrica che non è mai esistita perché questa è una bufala. Eccoci finalmente qui con un'intervista con voi nuove donne del 2014. Allora, ma quindi sono ancora di latte queste nuove donne cosa? Mi sono solo da dietro. Allora, in realtà nel 1857 c'è stata una repressione poliziesca contro delle donne in una fabbrica, esatto. E nulla, in realtà c'è stato un po' di confusione, quindi si è... Da lì hanno mischiato un po' le due cose. Cosa si regala la festa della donna? La minchia? Ciao, siamo qui con questa bellissima persona. Che cosa si regala la festa delle donne alle donne? A che gamboia? No, la bella minchia! Oh, stiamo facendo questa campagna di sensibilizzazione. Basta, meglio della mimosa. Basta, basta tagliare gli alberi. La minchia non fa. No, sì, no. Oh, scusate. Cosa vuoi dire? Per la festa delle donne cosa regalare? Si festeggia? Sì, rosas. E allora regaliamo un'altra cosa. Cioccolato. No, no, la minchia. Vorrei sapere cosa ne pensi questa cosa. Sei d'accordo? Sì. Bella, diciamo. Bella, ciao. Salve ragazzi, una domanda per il nostro vlog. Può essere il nostro amante. Ok. Una domanda, cosa si regala l'8 marzo alla donna? A chi ne so io? Penso, no, a parte la mimosa. Ma cosa regalano mimosa? No, cosa? Non la mimosa. Ma la minchia. Ah, fantastico. Oh mio Dio. No, ma pure abbracciato. Penso che volesse mangiare. Certo. Abbiamo abbracciato un ragazzo qui, allora, con due rappresentanti finalmente del gentil sesso. E possiamo dunque dirci soddisfatti a fare queste sottopremo queste domande riguardo alla festa della donna, che sono anche un po' cervellotiche, ma comunque ci parlate pure del microfono. Voi non abbiate timore. Vi ritenete dunque soddisfatti della condizione femminile, H emancipazione femminile nel 2014? Perché non si sente? Questi nuovi microfoni in pelle, cioè si sente soddisfatto. Ciao. Siamo finalmente giunti alle conclusioni. Quindi? Tutto bene? Un po' pallida. Però dai, facciamo finta di niente, siamo giunti alle conclusioni. Sì, quindi? Quindi concludiamo. Come abbiamo detto, la festa della donna. La festa della donna è una grande cazzata. Oh, bravo. Perché? Perché? Perché non serve un cazzo. Perché siamo importanti tutti 365 perché sì, non c'è la festa degli uomini. Finalmente. Non importanti dove? Manca il dove? In cucina. Oh, perfetto. Questo è proprio, penso che ci farà azzerare gli iscritti femminili. Beh, sono già 5. Che cazzo fai? Quali sono le conclusioni? Le conclusioni che, come ha detto loro, la festa della donna è una grande cagata. Ovvero la donna è talmente importante che bisognerebbe fare l'anno della donna. Il secolo della donna. Cioè tutti i giorni sono feste tutti della donna. Perché la donna è talmente importante nell'ecosistema della società. Della società, diciamo, in generale. Cioè è una pietra fondante della società. Quindi tutte le battute che noi abbiamo fatto fino adesso, chiaramente sono pure battute, cioè nascono e finiscono lì. Erano The Show. Come sempre, adesso è il momento in cui voi dovete commentare sotto con le domande e le situazioni che dobbiamo fare nel prossimo The Vlog. Esattamente, però adesso parleremo con... Ciao. Secondo te, una domanda. Vacca. Porca vacca. Zaminamina. Vacca. Come sempre, siamo qua con la signora Vittoria. Che alla fine del video, cosa bisogna fare? Commentare in basso con le domande imbarazzanti e argomenti, giusto? Esatto. Tipo un esempio. Un esempio, una domanda, un argomento imbarazzante. Non lo so. Esatto, va benissimo. Bene. Tipo, non so se. Cosa mi state facendo? Dopo che lei fa la cacca, si lava i piedi? Ovviamente. Oh, esatto, cioè, tipo cose di questo tipo. Comunque, ecco, la ringrazio. Grazie. Capitano Francesco. Quindi, sotto qua nei commenti, scriveteci le domande imbarazzanti, le situazioni per il prossimo The Vlog. Perché questo The Vlog è finito.